L'opzione che ci è stata proposta, io vorrei spiegarlo bene a chi ci ascolta, quella pessima, diceva che il governo poteva nominare un privato cittadino, Paolo Rossi, ecco, facciamo un omaggio anche al grande campione da poco scomparso, senza concorso, e dirgli: guarda, tu fregatene pure della Corte dei Conti e io ti do il potere di sostituirti a un'amministrazione centrale dello Stato o locale e di potere di emanare un'ordinanza in deroga a tutte le leggi della Repubblica, escluso il codice penale. Ci hanno fatto questo regalo. Ma a lei questa le pareva un'opzione percorribile? Noi ci siamo limitati a dire: ma scusate, non è che dobbiamo o tenere tutto così com'è o dare in mano a una persona qualunque il potere di derogare alle leggi della Repubblica? Che proposta abbiamo noi? La cabina di regia politica si chiama governo e si chiama Parlamento. O sotto insiemi esistono le commissioni ed esistono il CAE, il Comitato per gli Affari Europei, è un insieme di ministri che di volta in volta si alternano. Quello è il cuore politico, perché non esiste decisione più politica, come ho provato a spiegare prima, di come utilizzare questi soldi. La parte tecnica non può essere fuori dalla pubblica amministrazione, deve essere coordinata. Noi proponiamo un'unità di missione a Palazzo Chigi, che vuol dire c'è una regia di coordinamento interna. Ma se qualcosa non funziona nella pubblica amministrazione, cambiamo le persone che non funzionano e cambiamo le procedure. Si può fare, eh? Abbiamo qualche mese davanti prima di iniziare a spendere.